La curva Maratona sono stati inseriti sia i tifosi del Napoli che quelli della Juventus, e quando i due gruppi sono entrati a prender posto sugli spalti c'è stato un momento di contatto, di avvicinamento, che ha provocato anche questi incidenti intorno alle 18:30 circa a cui hai fatto riferimento tu. Poi però la situazione si è tranquillizzata, si è normalizzata. Adesso, se Balani avrà l'occasione di farcelo vedere, nella curva Maratona praticamente è divisa in due spicchi, con una fetta con la presenza di poliziotti, di forze dell'ordine, che fanno, per così dire, da cuscinetto, che separano i due gruppi di tifoserie, e quindi questo ha portato tranquillamente calma nella attesa della partita. Stadio gremito, le squadre sono già in campo, ecco le formazioni. Mentre l'arbitro inglese Courtney sta per dare inizio nel primo tempo, la Juventus in maglia bianconera gioca alla sinistra dei vostri schermi con Tacconi, Favero, De Agostini, Galia, Bruno e Tricella, Marocchi, Barros, Altobelli, Zavarov e Mauro. A disposizione Bodini, Brio, Magrin, Buso e Laudrup. Il Napoli presenta la sua inconsueta, ma ormai non tanto inconsueta, maglia rossa. Nel primo tempo gioca alla destra dei vostri schermi. Intanto il primo tempo è cominciato con il calcio d'inizio battuto dalla Juventus. Il Napoli gioca con Giuliani, Ferrara, Francini, Fusi, Corradini, Renica, Crippa, Lemao, Careca, Maradona e Carnevale. Ecco la formazione del Napoli, che in panchina, a disposizione dell'allenatore Ottavio Bianchi, ha il secondo portiere Di Fusco, Bigliardi, Romano, Giacchetta e Neri. Salutiamo anche gli sportivi italiani del Nord America che seguono in collegamento diretto via satellite questo incontro clou di questa giornata per il calcio italiano, uno scontro tutto italiano, la seconda volta che questo avviene nella lunga storia delle coppe europee, e per la seconda volta ne è protagonista la Juventus, che già ha dovuto incontrare nella stagione 85-86 il Verona in Coppa dei Campioni, quando il Verona era campione d'Italia e la Juventus deteneva la Coppa dei Campioni. In quell'incontro, in quella sfida che avvenne negli ottavi di finale, la Juventus pareggiò a Verona per 0-0, vinse a Torino per 2-0 e superò il turno. Vediamo al rinvio il portiere del Napoli Giuliani, il servizio era verso il centravanti Careca. Il Napoli presenta tutti e tre gli stranieri: Careca, vice capocannoniere del campionato italiano, Maradona e Alemão, rientrato proprio domenica scorsa all'attività. Uno spunto di Maradona che mette al centro verso Carnevale, e il colpo di testa di Carnevale sfiora il palo basso, il secondo palo. Si stava ripetendo quanto era avvenuto in occasione dell'incontro giocato in campionato nel mese di novembre, nella sesta giornata. Vediamo comunque che Carnevale si è anche prodotto forse un qualche risentimento muscolare. Rivediamo l'azione, lo spunto di Maradona, il colpo di testa di Carnevale che aveva superato Tacconi, ma la palla è finita fuori dello specchio della porta. Vi dicevo, si sta ripetendo quanto era avvenuto nella partita giocata a novembre, quando Carnevale, dopo appena 3 minuti, portò in vantaggio proprio il Napoli. La partita poi finì 5-3 per il Napoli. Adesso c'è la replica della Juventus con, ravvisando una scorrettezza del capitano del Napoli in questa azione, quindi il gioco è stato ripreso con un calcio di punizione in favore della Juventus, che ora manovra come sempre con Mauro, recita più che tornante. Ecco ancora Mauro, triangola con Marocchi. Marocchi si libera la palla per Mauro, che fa proseguire ancora Zavarov, cerca lo spunto Zavarov, c'è un calcio di punizione per l'intervento scorretto sul giocatore sovietico. È stato Fusi a commettere il fallo su Zavarov, che cercava di aprirsi un varco allargando la palla sul versante sinistro. Ecco, rivediamo questa azione. Le immagini sono effettuate dalla squadra esterna di Ancona con la regia di Nazareno Balani. Immagini che tornano dal vivo per il calcio di punizione in favore della Juventus. Vediamo in area, ci sono Barros, Galia, Marocchi, si era portato anche Bruno per De Agostini. Il cross, colpo di testa, e poi il gran tiro, il gol da parte di Bruno.
Juventus in vantaggio con un gran tiro da fuori area di Pasquale Bruno. Juventus 1, Napoli 0, 13° minuto e 20 secondi. Gran tiro da fuori area di Bruno che porta in vantaggio la Juventus. Ecco la ripetizione sugli sviluppi della punizione, vedete il cross in area. Pallone servito per Bruno, gran tiro da fuori area che inganna e batte Giuliani. È Marocchi che serve indietro per Bruno, prontissimo a volo il tiro del difensore. Ecco inquadrato Dino Zoff, ieri 47 anni. Pronta la replica però di Tacconi che mentre si era tuffato per intervenire in secondo tempo è stato anticipato dal suo compagno Mauro. Altobelli, Altobelli, esce Giuliani. Su Altobelli ancora per Zavarov, ma Francini non ha potuto approfittarne. Replica la Juventus ancora con Mauro, mantiene bene la palla in campo Mauro, potrebbe effettuare ora il traversone, aspetta che arrivi qualcuno, entra in area di rigore ma Francini si era ben appostato per controllarlo e lo ha fermato. Lo sconto di Mauro al 43° minuto e mezzo, lo stesso Mauro va a recuperare la palla per effettuare la rimessa in gioco. Barros gli si avvicina. Barros, Mauro, rimpallo su Francini, palla che schizza oltre il fondo campo ed è dunque calcio d'angolo per la Juventus, secondo calcio d'angolo in favore della Juventus. Batte ancora Mauro. Siamo quasi alla conclusione, 44 minuti e mezzo. Alemão di testa mette fuori area. Insegue Zavarov, scavalca Maradona, poi però Fusi intercetta il suo lancio, riprende però Favaro, getta in avanti, colpo di testa di Rennica. Napoli che non riesce a far scattare il contropiede e Juventus che riconquista la palla. Zavarov, Mauro, mentre si spegne qualche luce. Va via molto bene Barros, lungo l'out destro, al centro pronto il cross, autogol! E la Juventus ha raddoppiato, autogol sul tiro cross di Barros e Juventus che raddoppia proprio al 45° minuto del secondo tempo per questa deviazione di Corradini che arrivava, rivediamo l'azione perché è stata molto rapida. Va via molto bene Barros fra Alemão e Francini, è pronto a andar via veloce, mette al centro Corradini, anche lui arrivava e ha ingannato Giuliani, in realtà la palla gli è andata addosso, lui non ha potuto scansarsi. Ecco che arriva, tocca molto male con il sinistro ed è il 2-0, finisce il primo tempo. Primo tempo con il punteggio di Juventus 2, Napoli 0, il gol di Bruno al 13°, l'autogol di Corradini al 45°, prima di dare la linea a Galeazzi, linea invece a Franco Costa che è in campo. A te Franco. Sì, sono all'ingresso degli spogliatoi, sto aspettando i giocatori che rientrino. Naturalmente i giocatori del Napoli, come sapete, fanno silenzio stampa. Ecco Maradona che passa dinanzi a noi, si fa il segno della croce. Volevo un attimo avvicinare Bruno se riesco. Bruno, Bruno un attimo, Bruno, Bruno un attimo. Quanti gol hai fatto in Serie A finora? Nessuno. Questo è il primo. No, segnalo. Ho fatto 2 gol. E questo in Europa è il primo. L'esempio importante. Grazie, ecco, vediamo se riusciamo a avvicinare un attimo. Zoff. Zoff un attimo, solo un attimo, soltanto un attimo. Dopo, A 2-0 va bene, no? Però. Sta parlando con Mauro Zoff e mi pare che prima di restituire la linea a Roma, mi pare che i maggiori problemi il Napoli li abbia proprio sulla fascia dove manca Napoli per Napoli Granante per squalifica, perché appunto stava parlando Zoff con Mauro.
dicendogli che bisogna insistere molto sulla fascia destra per perforare la difesa del Napoli. D'accordo, con questo momento Costa. È tutto, restituisco la linea a Roma. Per 1-1 contro la Dinamo, c'era già stato un 1-1 ieri, Victoria Bucarest, Dinamo Dresda 1-1, Stoccarda, Real Sociedad 1-0, Hertz e Bayern 1-0. Vedo che le squadre stanno rientrando, mi pare che Franco Costa è pronto nella zona degli spogliatoi, vediamo se hai qualche novità. Sandro Altobelli e Barros. Sandro, un attimo, questa partita va meglio di quanto pensavate, ovviamente 2-0, il problema difensivo del Napoli? Ma sapevamo che era una partita tutta da giocare, per adesso sta andando bene, speriamo che finisca bene. Grazie, vediamo se uscendo il Napoli che non parla, c'è stato qualche minuto di ritardo, lo segnalo perché l'impianto di illuminazione ha avuto dei problemi, come avrai notato alla fine del primo tempo ci sono ancora 5-6 fari spenti, però stanno riattivando l'impianto di illuminazione. Comunque adesso si comincia, ti do la linea Giorgio. Non hai potuto notare se ci sono novità nella formazione, dovrebbero essere gli stessi 11 sì, del primo tempo. Sì, mi pare di sì, è uscito per ultimo Maradona come al solito, si segna prima di entrare in campo, non vedo variazioni. Bene, io ricordo comunque che i due allenatori hanno a loro disposizione in panchina la Juventus, il secondo portiere Bodini, Brio, Magrin, Buso e Laudrup. Il Napoli ha il secondo portiere Di Fusco, Bigliardi, Romano, Giacchetta e Neri. Ecco che il regista Nazareno Balani che effettua la regia di questa partita con le riprese effettuate dalla squadra esterna di Ancona ripropone anche la indicazione delle formazioni. Nel secondo tempo la Juventus in maglia bianconera gioca alla destra dei vostri schermi, il Napoli in maglia rossa gioca alla sinistra e batterà il calcio di inizio. Salutiamo ancora gli sportivi del Nord America che, come vi ho già detto, seguono in diretta via satellite questa partita molto attesa, proprio perché Napoli e Juventus sono le due squadre che hanno il maggior seguito di tifosi fra gli italiani in Nord America. Cominciato il secondo tempo, esce Tacconi protetto dai suoi difensori, intercetta un pallone pericolosissimo che stava arrivando allo smarcato Altobelli, mentre abbiamo visto anche uno scorcio della panchina con della tribuna con Gianni Agnelli e c'era anche il direttore del Col Luca Montezemolo. Avanza il Napoli con Carnevale, intercettata con la mano, la palla sul cross tentato da Carnevale che voleva servire Ferrara che era avanzato con lui, quindi c'è il calcio di punizione in favore del Napoli. 7 minuti e 50 secondi nella ripresa, Juventus in vantaggio per 2-0, batte Alemão, il calcio di punizione per il Napoli e colpo di testa di Francini con bella deviazione da parte del portiere Tacconi. Primo angolo in favore del Napoli da Renica. Filtra bene il pallone di Renica, ottimo pallone per Romano, poi ancora Careca viene fermato scorrettamente. Calcio di punizione in favore del Napoli, un bello spunto di Careca. 44esimo minuto e 50 secondi, siamo proprio agli sgoccioli dell'incontro, un calcio di punizione in favore del Napoli. Siamo ai 22-23 metri, anche qualcosa di più forse, Renica e Maradona, i due specialisti. Forse l'ultima speranza del Napoli, l'ultimo, vediamo Tacconi che urla le sue indicazioni ai compagni della barriera, ma tutta la Juventus è praticamente lì, barriera o non barriera, tutti i 10 giocatori della Juventus sono intorno alla lunetta davanti all'area di rigore. Continua a urlare Tacconi, i suoi compagni non lo capiscono evidentemente. Ecco che ora tutto sembra pronto per battere questo calcio di punizione, Maradona e Renica. Il tiro di Renica ribattuto da Zavarov, riprende Fusi, ripropone nel mucchio, Maradona di testa verso Carnevale, Francini intercetta ma poi interviene
e l'arbitro Körtnig assegna un calcio di punizione in favore della difesa della Juventus. E siamo ormai a tempo scaduto, in pienissimo recupero. Tricella fa allontanare Carnevale, tocca per Tacconi, effettua un rinvio molto lungo. Renica a sua volta rinvia nell'ultimo episodio della partita andata dei quarti di finale di Coppa UEFA al Comunale di Torino. Juventus batte Torino, Juventus batte Napoli 2-0, al 13° gol di Bruno, al 45° autogol di Corradini sul cross di Barros. Linea a Roma.